Salone Nautico Internazionale di Genova, siamo in compagnia di Antonio Palermiti, titolare di Barcando, a bordo di una delle piccole di questo salone, il Maxus 35. Antonio, partiamo un po' dalla gamma Maxus. Che fascia metrica copre e che tipo di barche sono? Sì, allora il Maxus sono barche a vela del cantiere Nordmann, che è un cantiere polacco. Le barche partono dai 24 piedi fino ai 35, quindi questo è il modello, diciamo, più grande della gamma, L'ammiraglia, insomma. l'ammiraglia della gamma Maxus attualmente, ed entra in Mediterraneo da qualche anno. Diciamo, in Italia da quest'anno, con noi che siamo diventati importatori come Barcando, del cantiere Nordmann. In Mediterraneo è entrato, diciamo, l'anno scorso in realtà, quindi è un cantiere nordico che ha sempre prodotto da tanti anni barche sia a vela che a motore, con questa fascia del 35 piedi in modo particolare entra per lavorare, diciamo, sulla concorrenza, che sono gli altri marchi ormai già ben posizionati. Quindi per noi sarà una sfida interessante quella di entrare in questo mercato. Poi, tra l'altro, questa barca potrà essere anche natante, poiché possiamo anche renderla natante togliendo la falchetta di prua, quindi diventerebbe un 9,9. E per questa, diciamo, tipologia di barca, per i clienti sarà sicuramente una cosa interessante. Maxus 35, dicevamo, la barca più lunga della gamma del cantiere Nordmann. Che tipo di barca è? Per quale utente, è pensato questo 35 piedi? Sì, il Maxus 35 è un cruiser, è pensato per le famiglie, gli spazi interni sono proprio dedicati alla vivibilità di una famiglia. Esce con due cabine e un bagno grande con box doccia separato e un gavone tecnico a poppa nella cabina di destra. È disponibile anche la versione 3 cabine, in quel caso là si riduce un pochino il bagno. L'illuminazione interna naturale è importante perché ci sono vetrate attorno, diciamo, alla tuga. È una barca anche pensata per fare charter. Per quanto riguarda invece il layout delle manovre, come sono organizzate in Nasce con coperta? montiamo Arken, diamo 4 winch standard di default, diciamo, nell'ordine di default. In più possiamo aggiungere due winch vicino al timoniere per fare la randa alla tedesca, Che in questo quindi modello esposto invece com'è? è punto fisso, una randa nel pozzetto, un punto fisso nel pozzetto. Senti, domanda finale di chiusura. Prezzo di partenza del Maxus 35 o quantomeno quello Sì. proposto qua in fiera qual è? Partiamo da 144.900 euro come prezzo base, a cui dovremmo aggiungere degli optional. La barca in questione, questa su cui siamo adesso, costa 184.000 euro più IVA. Completa quindi di Completa di tutto. tutto, compreso anche di tech. Ok, grazie mille. Grazie.